Buongiorno a tutti, sono Nicola Dall'Oglio del Servizio Delegazione di Bruxelles e sarò il moderatore di questo webinar sui biopesticidi, sui metodi innovativi e sostenibili per la difesa delle colture. Questo webinar si inserisce in un ciclo di webinar, di 5 webinar che faremo da qui alla fine dell'anno e che riguardano la strategia europea Farm to Fork, dal produttore al consumatore, e cercheremo di approfondire dei temi che sono di interesse e di rilevanza per gli operatori del settore agroalimentare della regione Emilia-Romagna. E questo ciclo di webinar è organizzato appunto dall'ufficio Europass, che è la struttura regionale di raccordo con EFSA, vede il coinvolgimento della Commissione europea, che ringraziamo, che è qui presente con Domenico Desario, che poi interverrà, e soprattutto è realizzato in collaborazione con i 5 atenei della regione Emilia-Romagna, quindi con l'Università degli Studi di Parma, con cui c'è una convenzione in essere che coordina gli altri atenei, in particolare l'Università di Bologna, l'Università di Modena e Reggio, l'Università di Ferrara e poi, da ultimo, cito l'Università, la Facoltà di Agraria dell'Università Cattolica di Piacenza, perché sarà, diciamo, l'università protagonista per questo webinar, così come a turno le altre università affronteranno gli altri temi che avremo, tra cui il prossimo, ve lo possiamo già annunciare, riguarderà le nuove tecniche genomiche. Oggi però siamo sul tema dei biopesticidi e quindi io lascerei già la parola per i saluti introduttivi, anche un po', insomma, per affrontare il tema e l'urgenza e l'interesse che c'è, soprattutto per il settore agricolo, su questa tematica. Lascerei la parola a Valtiero Mazzotti, che è il direttore generale agricoltura della regione Emilia-Romagna. A te, Valtiero. Grazie, grazie Nicola, buon pomeriggio a tutti, un saluto particolare alla DG Sante, alla Commissione europea, a EFSA e un ringraziamento particolare a Nicola in questo suo nuovo ruolo dove gli faccio in bocca al lupo perché inizia oggi questo ciclo di seminari e anche nel suo nuovo ruolo di coordinatore delle attività del nostro sportello Europass che come regione tanti anni fa abbiamo voluto proprio con l'arrivo di EFSA nel territorio regionale a Parma. E il ciclo che si apre oggi l'abbiamo chiaramente molto sollecitato anche come Direzione Generale Agricoltura, di cui vi porto anche i saluti dell'assessore Mammi, perché il quadro che la Farm to Fork ci consegna è un quadro che, se vogliamo, unito a un prepotente, mi verrebbe da dire, cambiamento climatico, ci consegna sfide una dietro l'altra, sempre più importanti. Ridurre la chimica è un obbligo, la nostra regione non si è mai tirata indietro, siamo stati tra i primi a promuoverne un uso il più razionale possibile, ma di fronte alle sfide che arrivano dobbiamo avere anche delle risposte alternative. Per risolvere alcuni problemi ci siamo cimentati dapprima anche con l'aiuto del sostegno del programma di sviluppo rurale, addirittura anche in soluzioni di tipo meccanico, ad esempio con l'arrivo della cimice asiatica, ci siamo cimentati addirittura nel finanziamento, nella predisposizione di reti anti-insetto, che quindi vanno anche oltre al problema specifico. Ci siamo cimentati nella diffusione. Mi verrebbe da dire qui proprio con l'allora biofabbrica di Cesena, ma poi siamo entrati anche in una chiave evolutiva recente, ad esempio sempre sulla cimice asiatica con la diffusione del Trisolcus e quindi la cosiddetta Vespa Samurai. Ci siamo cimentati quindi in una lotta biologica e qui devo dire che abbiamo avuto non pochi problemi per avere l'autorizzazione nel rispetto della direttiva sulla biodiversità. Adesso la nuova frontiera ci pare promettente, ci pare questa dei mi verrebbe dire biointerferenti. Recentemente siamo stati negli Stati Uniti, era giugno, abbiamo visitato un'azienda che produce RNA interferente e ci pare una strada promettente perché dà delle soluzioni molto mirate, non lascia una scarsissima o se non nulla residualità. E sono
su tutto questo noi abbiamo bisogno di capire qual è la strada di arrivo, cioè come si può implementare tecnicamente e praticamente nella nostra pratica agronomica una soluzione come quella. Recentemente ho letto una news che addirittura sui biopesticidi sembrerebbe che il Brasile si stia muovendo con una propria legislazione che va addirittura a favorirne l'autoproduzione aziendale, che potrebbe essere discutibile. Sulla registrazione, negli Stati Uniti parlano di 19-20 mesi per registrare un biopesticida, in Europa si parla di più di 3 anni. Ecco, noi su queste cose avremo bisogno di essere più aderenti e più coerenti con il percorso di riduzione dei fitofarmaci da un lato, che ripeto, non lo mettiamo in discussione, ma noi abbiamo bisogno di alternative. Ecco, se oggi il seminario, se dà qualche risposta a questo, è un seminario sicuramente di successo. Quindi auguro a tutti una buona prosecuzione e un invito a seguirci al prossimo webinar che verrà organizzato. Buon lavoro a tutti. Grazie, grazie Valtiero, ti ringrazio per l'intervento. Come è stato detto, insomma, l'interesse di questi webinar è cercare di divulgare e fare un po' il punto sulla situazione, sul quadro normativo europeo, sulle procedure che ci sono in essere, ma anche poi sui progetti che sono stati portati avanti anche con finanziamenti regionali o dalle nostre università sui temi specifici, in questo caso sui biopesticidi. Quindi io partirei anche, lascerei adesso la parola, in particolare al professore Tito Caffi e al professor Edoardo Puglisi, che ci faranno, diciamo, una relazione un po' introduttiva sui biopesticidi, come insomma il quadro generale di che cosa stiamo parlando, di quali tipologie ci possono essere. Quindi lascio la parola al professor Caffi, che avrà una presentazione dell'Università Cattolica di Piacenza. Perfetto, grazie mille, buon pomeriggio a tutti, grazie soprattutto per l'invito e per la possibilità. Io vi sto condividendo la mia presentazione che, come accennato, è fatta a quattro mani con il collega professor Puglisi che interverrà dopo di me. Il mio ruolo è quello di introdurre al tema e quindi l'introduzione alla discussione su questi biopesticidi, il biocontrollo, un po' come vedremo durante la mia presentazione. Non posso chiaramente esimermi dall'avere un paio di riferimenti a quelle che sono già, come è stato citato dal direttore pochi istanti fa, gli obiettivi, no? Il perimetro che noi dobbiamo in cui dobbiamo operare, gli obiettivi che dobbiamo raggiungere, che sono obiettivi importanti, obiettivi ambiziosi di riduzione dell'uso dei pesticidi chimici, in particolar modo quelli più pericolosi, entro il 2030, che è sostanzialmente dopodomani. Quindi l'obiettivo è molto chiaro. Dobbiamo lavorare in questo senso, probabilmente, spero già nei pochi minuti di oggi, per questa quella che è la mia parte, ma anche con i colleghi, diciamo in questo webinar di oggi pomeriggio, possiamo anche avere diciamo, afflato di ottimismo, perché molto lavoro che è ancora in corso, ma anche molto lavoro è già stato fatto in questo senso. Sempre come introduzione, penso che sia importante avere questo riferimento. Porto questa slide degli 8 principi dell'IPM, cioè della difesa integrata, perché pensiamo che proprio l'integrazione sia la chiave, l'integrazione delle soluzioni, degli strumenti, delle tecniche, delle strategie, sia la chiave per ottenere appunto delle strategie di protezione delle nostre colture. Sono principi che valgono in ambito, in senso molto largo, ma ci focalizzeremmo nella parte iniziale. Se noi parlassimo solo del biocontrollo, degli agenti di biocontrollo, dei biopesticidi, va bene, dobbiamo dare la preferenza ai metodi non chimici. Noi dobbiamo tenere ben presente che questi strumenti si devono integrare in una strategia più ampia, che parte da tutte le tecniche
agronomiche, quindi ancora a monte di prevenzione e soppressione degli agenti patogeni, si appoggiano e lavorano insieme al monitoraggio continuo di quello che sta succedendo con la, diciamo, il decision making process, cioè l'attuazione di azioni prese attraverso decisioni informate e consapevoli, tenendo l'uso razionale, l'uso selettivo, diciamo così, dei prodotti, dei PPP, prodotti per la protezione delle piante, anche di origine chimica, come strumento finale. Non dimentichiamo la barra in azzurro che vedete sotto di valutazione di tutte le strategie che vengono fatte. Scusate questa introduzione, ma penso sia chiave per inquadrare quello di cui anche con i biopesticidi e il biocontrollo facciamo nell'ambito della difesa delle colture. Questa è un po' una slide chiave del mio intervento, nel senso che questi prodotti, nel termine biopesticidi, inseriamo una grande vastità di elementi, perché abbiamo prodotti di origine naturale, abbiamo dei microrganismi, abbiamo dei cosiddetti botanicals, cioè dei derivati da prodotti derivati dalle piante, che possono avere azioni anche molto diverse, non solo, ma possono anche avere dei modi di utilizzo molto diversi, ovvero possono espletare un'azione utile alla protezione della coltura sia con un'azione diretta, mirata, una utilizzazione contro l'agente patogeno, ma anche un'azione indiretta, cioè l'attivazione di tutti quei processi di resistenza all'interno della pianta, della coltura, che possono stimolare una resistenza indotta. Quindi noi applichiamo questi biopesticidi sulla pianta non tanto e non solo per colpire il patogeno, ma anche per stimolare la reazione della pianta. In particolare mi focalizzo, e poi Edoardo dopo di me vi darà un quadro ancora più esaustivo, sui cosiddetti agenti di biocontrollo, i microrganismi che sostanzialmente, che noi possiamo utilizzare e che possono e che agiscono sostanzialmente con questi tre grandi meccanismi, comportamenti, ovvero possono competere nello spazio per i nutrienti contro il patogeno, possono essere antagonisti, cioè produrre dei metaboliti che danneggiano il patogeno, o lo possono parassitizzare. Vi faccio alcuni esempi, il caso del tricoderma, che è un microrganismo estremamente interessante. Ho ripescato queste pubblicazioni ormai di più di 15 anni fa sulla maculatura bruna del pero, che in Emilia Romagna è ancora oggi un problema importante. L'utilizzo del tricoderma sulla lettiera riduce in modo significativo rispetto al non trattato la presenza dei conidi di Stenfilium e quindi abbassa l'inoculo. Risolve il problema? Probabilmente no, ma aiuta, favorisce l'implementazione di strategie di difesa. Sempre il tricoderma, un caso molto noto di applicazione ben conosciuta, è quello contro il mal dell'esca e a protezione dei tagli, delle ferite, diciamo così, di potatura proprio contro le infezioni di mal dell'esca. Ancora un caso sulla vite, nel senso della protezione della botrite, abbiamo iniziato noi tra altri e con altri ormai qualche anno fa ad applicare gli agenti di biocontrollo nelle fasi di difesa. C'era in atto un percorso di un po' così di abbandono dei trattamenti in fioritura. Ci siamo un attimo chiesti qual è l'importanza di questi trattamenti e, facendo un'analisi di pubblicazioni già fatte, quindi non solo, anzi direi non nostre, ma di letteratura scientifica, abbiamo individuato l'importanza chiave di questa fase. Bene, utilizzando i prodotti, gli agenti di biocontrollo, scusate, quindi microrganismi anche in fioritura, abbiamo ottenuto dei risultati paragonabili alla difesa con i prodotti, i fungicidi di origine chimica, quindi un risultato estremamente importante.
l'indagine, diciamo, la ricerca del motivo sta nel comportamento di questi microrganismi, che sono funghi, batteri, sono agenti vivi, quindi hanno bisogno, per espletare il proprio ruolo, di avere condizioni di temperatura, di umidità, quindi di condizioni ambientali favorevoli al loro insediamento. E allora qui c'è tutto un mondo di ricerca e di ottimizzazione di questi strumenti per poterli usare al momento giusto e nel modo più corretto. L'ultimissimo esempio che vi faccio per avere per citare anche il parassitismo è l'utilizzo di Ampelomyces squisqualis, che è un iperparassita di Erisife, ovvero il mal bianco della vite. Sostanzialmente è il raffreddore, potremmo dire, dell'agente patogeno, cioè parassitizza e in particolar modo gli organi di riproduzione sessuata del fungo, che è l'agente patogeno del mal bianco e che è l'agente causale della malattia, sostituisce le ascospore con i propri conidi e ci permette, con dei trattamenti, per esempio autunnali, di avere una riduzione importante della vitalità, ancora una volta, come dicevo prima, dell'inoculo svernante. Anche in questo caso è risolutivo? No, ma ci aiuta nell'annata successiva ad affrontare una dimensione della popolazione più piccola. Ecco, in questa brevissima presentazione spero di avervi dato modo di vedere come i prodotti per il biocontrollo già oggi rappresentano una opportunità importante, vanno conosciuti, studiati e capiti per poterli integrare al meglio in strategie che possono già oggi rappresentare chiavi di successo, sia dal punto di vista dell'efficacia, e non dimentichiamo l'obiettivo con cui abbiamo aperto, di raggiungimento degli obiettivi del Farm to Fork e del Green Deal. Io ho finito la mia parte, come vi dicevo la relazione è a quattro mani, invito il collega, il professor Puglisi, a collegarsi. Va bene, buongiorno. Okay. Buongiorno a tutti, eccoci. Grazie mille per questo invito e per l'introduzione avuta dal professor Caffi. Io sono Edoardo Puglisi, appunto, dirigo un gruppo di microbiologia agraria e in questi ultimi anni ci stiamo occupando abbastanza a fondo, diciamo, dell'isolamento di microrganismi per appunto utili per l'attività di biocontrollo. Quindi riprendo un po' da quanto ha detto il collega professor Caffi, sostanzialmente per raccontarvi come sia possibile isolare, selezionare, soprattutto e poi testare dei nuovi microrganismi che abbiano utilizzo appunto come agenti di biocontrollo. È evidente che il punto di partenza è la biodiversità microbica del suolo, soprattutto della rizosfera, che sappiamo essere quella zona del terreno attaccata alle radici dove c'è la più intensa attività biologica, e partendo per appunto dallo schema che abbiamo visto prima, vediamo come sostanzialmente i microrganismi, in particolar modo i batteri, i funghi e anche gli archi, anche se hanno meno applicazioni nel biocontrollo, la fanno da padrone, perché sono di gran lunga i gruppi biologici molto molto più abbondanti. I numeri che abbiamo, che diciamo che sono molto noti per i microbiologi, ma spesso magari non vengono considerati, che ci danno un'idea veramente della biodiversità microbica che abbiamo nel terreno, è che in un singolo grammo di suolo, quindi poco più di un cucchiaino da tè, abbiamo oltre 1 miliardo di cellule appartenenti a centinaia di specie microbiche. Quindi c'è una biodiversità microbica enorme, di fatto è la più grande che abbiamo al mondo, è superiore addirittura anche a quella che c'è nel nostro intestino, che svolge evidentemente delle funzioni estremamente importanti per la funzionalità del suolo e la larga parte delle funzioni anche dei servizi ecosistemici che questi svolgono. Quindi i microrganismi sono alla base di larghissima parte di queste funzioni. Qua ne ho citate alcune e evidentemente, come vedete qua, abbiamo anche la soppressione delle malattie delle piante, ovvero le tecnologie di biocontrollo altro non sono che uno sfruttamento intelligente e utile ai fini dell'uomo di qualcosa che i microrganismi hanno già imparato a fare da centinaia di migliaia di anni di coevoluzione insieme alle piante, in cui abbiamo sostanzialmente una simbiosi tra la pianta e il microrganismo che non solo riguarda la nutrizione, questo evidentemente riguarda poi la categoria a parte dei biostimolanti, ma riguarda anche la difesa. Sappiamo ad esempio che
le piante donano anche più del 20% del loro fotosintato tramite sudati nella rizosfera, per fare cosa? Per nutrire i microrganismi utili. Quindi il tema a cui io mi avvicino è quello del cosiddetto bioprospecting, che significa, in modo abbastanza semplice, cercare delle risorse biologiche utili e selezionarle affinché possano essere utili per la società ed eventualmente anche commercializzate. E questo sostanzialmente è uno schema preparato dal nostro gruppo, nel senso che questo è un po' l'approccio che noi utilizziamo per arrivare in progetti sia di carattere pubblico, anche con la Regione Emilia-Romagna che abbiamo svolto, e poi anche con aziende, ad avere dei microrganismi che possano essere potenziali agenti di biocontrollo. Quindi si parla evidentemente dell'attività di isolamento, l'identificazione della replicazione, la misurazione, adesso vedremo come, dell'attività anche in modo quantitativo di biocontrollo. Il tema del ranking è fondamentale perché in un progetto di isolamento di microrganismi, noi diciamo nella nostra collezione abbiamo qualche centinaio di microrganismi che hanno attività di biocontrollo. Evidentemente non sono tutti uguali, ci sono differenze e ci sono evidentemente i migliori che possono poi arrivare alle fasi successive. Vi farò un concetto molto molto veloce sulla genomica come importanza per valutare migliori, e poi ci sono delle fasi che evidentemente di cui si occupano anche altri, tra cui la resa industriale, la sicurezza e poi tutto il tema della registrazione. Quindi è evidente che vedete come si riduce il numero di ceppi, perché alla fine arrivano solo i migliori, aumenta evidentemente i costi e l'avvicinamento al cosiddetto Technological Readiness Level, TRL. Quindi come noi lavoriamo in laboratorio e poi fino ad arrivare in campo è questo: partiamo da campioni della rizosfera di una coltura di interesse, abbiamo delle tecniche per isolare i batteri della rizosfera, distinguendo anche la rizosfera, che è il suolo adeso, dal rizoplano, che sono invece quelli fortemente adesi non nel suolo ma direttamente sulle radici. La culturomica altro non è che isolare e coltivare diversi batteri che vengono poi dereplicati, perché si possono avere dei doppioni tramite tecniche molecolari. L'identificazione, che evidentemente è fondamentale perché ci permette di dare un nome e un cognome e ci permette già, ad esempio, di eliminare se abbiamo a che fare con dei patogeni sicuri. Un tema è che spesso molti microrganismi utili purtroppo sono anche patogeni per l'uomo, quindi non li possiamo più utilizzare. Abbiamo poi, come vi dicevo, delle tecniche di screening fenotipico, di inibizione ad esempio della presenza della biomassa fungina, ma anche della produzione di micotossine o di produzione di molecole che sono utili per biocontrollo. E poi tramite questi ranking abbiamo una selezione di microrganismi più interessanti, che poi evidentemente avranno dei test successivi, ad esempio in pianta, prima in vaso, poi in campo. Il tema della genomica, che accennerò brevemente, ma è che è veramente importante per valutare meglio sia l'efficacia che la sicurezza. E poi evidentemente il tema della registrazione, che è una cosa valida di cui si occupano esperti del settore. Questo è un esempio di un articolo che abbiamo pubblicato da un paio di anni fa. Qua ci occupavamo di microrganismi per il pomodoro, per il biocontrollo. Qua vedete che c'è anche l'attività antifungina contro Sclerotinia sclerotiorum, e vedete come sostanzialmente i nostri vari isolati, che hanno i nomi dei nostri ceppi UC, hanno dei valori quantitativi delle diverse proprietà, e poi da questi costituiamo un ranking. In realtà in questo caso noi abbiamo considerato sì l'attività di promozione della crescita, la cosiddetta plant growth promoting, l'attività biostimolante, che quella di biocontrollo. È evidente che i temi sono molto separati, dal punto di vista legislativo sono fortemente separati, però dal punto di vista, diciamo, scientifico microbiologico vi posso confermare come molto spesso microrganismi che hanno attività di biocontrollo hanno viceversa anche attività di biostimolazione, e l'opposto evidentemente accade. Passo poi a un esempio di attività che abbiamo fatto recentemente anche con colleghi del DiProves, sempre sul biocontrollo. In questo caso sempre sul pomodoro ci siamo concentrati sul biocontrollo di alternaria. In questo caso avevamo, come vedete, i numeri che abbiamo appunto in ogni isolamento, abbiamo anche in questo caso 96 isolati batterici unici, quindi uno differente dall'altro. Li abbiamo testati tutti contro tre specie di alternaria, che sono la Tenissima, l'Alternata e la Solani. La tecnica che abbiamo applicato è questa del Dual Plate Assay, che è relativamente semplice ma molto molto diretta, perché ci fa vedere la famosa inibizione della crescita. Per fare un esempio, quando Fleming ha scoperto la penicillina ha avuto a che fare con qualcosa del genere, cioè l'inibizione in questo caso era da un fungo verso un batterio, però evidentemente la capsula Petri ci fa vedere se c'è l'inibizione. Questa la possiamo misurare quantitativamente, dare una scala. L'aspetto interessante è che abbiamo misurato con i colleghi chimici anche le micotossine di alternaria, con un focus maggiore sull'acido tenoazoico, ma anche sulle altre, che tra l'altro saranno presto anche, sono in fase, diciamo, di norma anche queste micotossine di alternare, quindi sono abbastanza rilevanti. E poi abbiamo andato un ranking. L'aspetto interessante, adesso poi accennerò solo alcuni risultati, che abbiamo alcuni casi di riduzione di biomassa che si
avvicina anche una riduzione di micotossine, ma in alcuni casi c'è una fortissima riduzione della produzione di micotossina. E viceversa, in alcuni casi ci sono dei meccanismi invece di stimolo alla produzione di micotossina. È chiaro che in questo caso il batterio diventa pericoloso quando si utilizza, ma questo ci dice anche che ci sono dei meccanismi molecolari di interazione che sono comunque molto interessanti. Sempre con la tecnologia del ranking, evidentemente noi possiamo vedere i vari ceppi che abbiamo, qua sono alcuni esempi di ceppi che avevamo, come capacità di riduzione sia della crescita che della produzione di micotossina e sostanzialmente la costituzione di consorzi. Questo è un tema abbastanza importante, nel senso che alcuni microrganismi vengono spesso utilizzati da soli, ma spesso è anche meglio invece avere dei consorzi di più ceppi assieme, che poi siamo andati a testare in diverse condizioni anche in campo. Okay? Questo quindi per accennarvi a qualche piccolo risultato. Qua, sempre nell'ottica del tema di oggi del farm to fork, abbiamo fatto delle prove in vaso su pomodoro che sono state sperimentalmente inoculate con alternaria. In questo caso avevamo evidentemente un testimone non trattato, i nostri quattro consorzi, tal quali, e poi abbiamo testato invece anche la riduzione del 50% di fungicida. Questo per appunto in linea con le richieste del farm to fork, quindi la necessità di avvicinarsi non a un'eliminazione, che probabilmente sarà impossibile, ma a un forte calo dell'utilizzo di pesticidi chimici. Qua abbiamo i risultati, diciamo, a 7 giorni alla raccolta, questo era con inoculo. Quello che vediamo è che la combinazione di quasi tutti i consorzi, con alcuni molto efficaci, e il 50% di pesticida ci dà dei risultati molto interessanti. Vi faccio notare, ad esempio, come in alcuni casi abbiamo differenze quasi significative, comunque di riduzione molto forte, anche rispetto al 100% di fungicida. Quindi forse collegandomi anche a quello che diceva il collega Tito prima, c'è questa capacità, diciamo, la sinergia probabilmente tra gli approcci è veramente la strada vincente. Accennava la genomica, questo è solo per farvi vedere un articolo un po' complicato ma molto interessante di dei colleghi, che ci dice come tramite il sequenziamento di genomica, ormai è velocissimo ed economicissimo, molto economico, possiamo vedere sia l'efficacia, quindi capire tutte le varie determinanti di molte attività di biocontrollo, che poi anche la sicurezza. Questo è un altro tema che non ho il tempo di trattare, però è fondamentale, perché con la genomica noi sappiamo capire se i microrganismi sono sicuri o meno, e l'EFSA lo fa molto già in altri settori, e probabilmente e si sta iniziando a fare anche questo. Quindi vado alle conclusioni assolutamente per non sforare. Quindi è ovvio che c'è una preziosissima riserva di agenti di biocontrollo, non è difficile isolarli, ripeto, noi nella nostra attività ne abbiamo isolati numerosi e possiamo quantificare le diverse attività. Il ranking probabilmente è molto importante, c'è poi molto spazio per la ricerca, come accennavo prima. Ci sono poi degli aspetti successivi, come evidentemente lo scale-up industriale. Ripeto ancora la genomica, che è fondamentale per valutare la sicurezza, e collegandomi al tema della genomica, come ultimo punto, come gli avanzamenti scientifici possono supportare la regolamentazione. Sappiamo che adesso anche a livello europeo ci sono stati dei bandi sui low-risk pesticides, proprio perché l'approccio classico del risk assessment di PPP, intesi come prodotti chimici, deve essere fortemente adattato alle caratteristiche di microrganismi che sono ben differenti da quelle rispetto ai pesticidi. Quindi potrà essere probabilmente un approccio diverso, in alcuni casi magari più semplice, ma comunque più adatto al sistema. Va bene, vi ringrazio per l'attenzione. Grazie professor Puglisi, grazie a Caffi per la vostra presentazione. Ho visto che c'è stata anche una domanda dal pubblico: queste presentazioni saranno rese disponibili, saranno pubblicate sul sito di Europass, trovate anche nella sezione domande e risposte anche il link al sito, così come la registrazione del webinar. Ora passerei la parola alla professoressa Battilani, che andrà proprio su un caso specifico, cioè su una esperienza di prevenzione della contaminazione di aflatossine da mais, e quindi si è individuato un agente per poter prevenire lo sviluppo di queste aflatossine, ma soprattutto ci racconterà un po' anche la procedura, no? Come si può arrivare, che è quello che poi dopo noi vogliamo conoscere anche meglio dai nostri relatori di EFSA e della Commissione. A te Paola. Grazie Nicola, vado a condividere la presentazione. Sì, io diciamo che vi porto un'esperienza pratica proprio riguardo alla prevenzione della contaminazione da aflatossine in mais, una breve introduzione per inquadrare il problema.
Aspergillus flavus è un fungo ubiquitario che troviamo su diverse colture, in particolare mais e frutta secca sono due colture sulle quali ha molto interesse. Colonizza l'ospite in campo, ma anche la sua attività può proseguire in post raccolta e l'argomento cruciale è produttore di aflatossine. L'aflatossina B1 è la sostanza naturale più tossica che si conosca e quindi diciamo che la presenza di questa tossina nelle colture che ho citato, come pure in altre, è di grandissima preoccupazione per noi. Diciamo che Aspergillus è un e quindi anche il problema aflatossine sembrava essenzialmente un problema delle zone tropicali e subtropicali, ma in realtà l'interesse adesso è esteso certamente anche a tutta Europa. Tant'è vero che abbiamo una legislazione diciamo in vigore a livello comunitario sia per quanto riguarda i prodotti destinati all'uso food, quindi all'uso alimentare umano, sia per quanto riguarda il feed e quindi l'uso alimentare zootecnico. La legislazione per i prodotti ad uso zootecnico è addirittura precedente a quella per l'uso umano, perché sostanzialmente questa aflatossina è in grado di passare, diciamo, attraverso l'animale per giungere nei prodotti che poi consumiamo, in particolare il latte. Quindi chiaramente se l'animale ingerisce prodotti contaminati è un problema anche per il consumatore uomo. In particolare diciamo che noi ci siamo scontrati con il problema aflatossine nel 2003 per la prima volta e per l'appunto la aflatossina è stata riscontrata nel latte, che è una matrice alimentare ovviamente molto più controllata rispetto a quello che può essere, diciamo, un prodotto grezzo come la granella di mais. Quindi pur provenendo dal mais, il problema è stato riscontrato inizialmente nel latte. Dal 2003 però questa è una super sintesi di monitoraggi che abbiamo condotto sostanzialmente diciamo in collaborazione con la Regione Emilia-Romagna a partire dal 2005. Come potete vedere, 5 microgrammi chilo è il limite di legge per l'utilizzo umano o animali da latte. Come vedete, le barre sono quasi sempre superiori a questo valore, quindi è un problema consistente per la regione Emilia-Romagna, ma in generale per il nord Italia, perché questi sono dati presentati diciamo all'ultima giornata del mais, e come vedete anche qui una carrellata dal 2012, tutte le barrettine rosse ci rappresentano, e gialle ci rappresentano mais problematico. Quindi diciamo già dal 2003 come Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza abbiamo cercato di individuare degli strumenti che fossero di aiuto per gli agricoltori. Diciamo che l'idea iniziale è quella di utilizzare diciamo un sistema di competizione per combattere i funghi con le loro stesse armi. In particolare diciamo che la popolazione di Aspergillus flavus è una popolazione molto diversificata, in cui vi sono diversi gruppi genetici che non possono scambiare, diciamo, materiale genetico fra di loro, e abbiamo funghi cosiddetti buoni e cattivi, cioè funghi che producono tossina e funghi che non la producono. Quelli che non la producono non possono scambiare materiale genetico con quelli che invece la producono. Da qui l'idea, diciamo, che già era stata attuata negli Stati Uniti, di cercare nella popolazione dei ceppi italiani un candidato agente di biocontrollo. Quindi il lavoro è partito nel 2003, dal 2003 al 2010 sono stati raccolti isolati del fungo, caratterizzati per la loro diciamo potenzialità tossigena e caratterizzati per l'appartenenza ai gruppi genetici. Da questa selezione siamo passati alla valutazione in vitro, come citato dal mio collega precedentemente.
Come vedete, le prove in vitro ci hanno dimostrato che il fungo era in grado di ridurre di più dell'80% la contaminazione, un dato che è comparabile a quello che ho ottenuto negli Stati Uniti con un prodotto che attualmente, anzi da circa una trentina d'anni, è un prodotto commerciale. Quindi diciamo che questo è stato estremamente incoraggiante e siamo passati all'attività di campo, ovvero a testare questi agenti, candidati agenti di biocontrollo in campo. Incredibilmente, per chi fa ricerca, incredibilmente, la riduzione media delle contaminazioni che abbiamo riscontrato in campo è risultata superiore a quella che avevamo trovato in vitro, in particolare superiore al 92%. Considerate che l'anno di queste prove, il 2012, che è stato il secondo anno critico per quanto riguarda la aflatossina nella produzione del mais. Naturalmente diciamo che è stato un po' un momento fortunato, tra virgolette, perché mentre per 10 anni non c'era stato molto interesse per questa nostra ricerca per un candidato agente di biocontrollo, ovviamente gli ottimi risultati di campo in un'annata con grossissimi problemi di aflatossine ci ha aiutato poi nel proseguo. E in particolare abbiamo depositato il ceppo, che quindi è un ceppo autoctono che non ha nessuna modifica di nessun tipo, è stato isolato in campo, non ha il cluster genico per la produzione di aflatossine, ma neanche dell'acido ciclopiazonico, che è un'altra sostanza tossica nota che può essere prodotta da Aspergillus flavus, è altamente competitivo con i ceppi tossigeni senza influenzare comunque la entità globale della popolazione di Aspergillus flavus. È efficace in campo e facile da utilizzare. Questo candidato ha originato un agente di biocontrollo che è principio attivo di un prodotto commerciale chiamato FX1. Questo prodotto è disponibile per gli agricoltori con una autorizzazione temporanea di impiego dal 2015. Dico facile da utilizzare, come vedete da queste immagini, qui abbiamo la confezione, che contiene sorgo inoculato con questo agente di biocontrollo. Viene distribuito intorno alla fase di quinta foglia del mais. L'importante è che venga distribuito in largo anticipo rispetto alla fioritura, che è il momento in cui Aspergillus flavus può colonizzare le spighe di mais e quindi originare il problema. È distribuito con un normale spandiconcime e quindi facile anche per l'agricoltore. Aggiungo questa immagine perché credo che sia significativa. Quando noi distribuiamo il prodotto si presenta come questa prima immagine che abbiamo a sinistra, cioè è semplicemente un granello di sorgo che ha una colorazione per distinguerlo da quello non inoculato, ma la presenza del fungo, ovvero la liberazione delle spore, avviene solo in un secondo momento, quando in pieno campo le condizioni ne hanno consentito la ripresa di attività e quindi la produzione di spore che poi andranno a svolgere il loro compito come agenti di biocontrollo. A conferma di quanto è avvenuto in campo, di quanto possa essere efficace in campo, nel 2016 un grosso sforzo del partner commerciale è stato quello di analizzare 1,4 milioni di tonnellate di mais nei centri di raccolta. Circa il 16% dei campi conferiti erano stati trattati con questo AFX1 e la riduzione della contaminazione da aflatossina è stata del 94%, ma ancora più interessante, se voi vedete le due torte che ci sono qua sotto, abbiamo la ripartizione fra il mais nell'area verde, che è quello che andava bene anche senza il trattamento, e quello giallo-arancione, che invece ha dei problemi di tipo commerciale per l'uso alimentare. Vedete che sostanzialmente la contaminazione più alta è sparita e abbiamo anche una riduzione fortissima del mais che sta 3 microgrammi chilo e 20, che è il limite che si considera commercialmente per avere maggiore sicurezza rispetto al 5, che è
il valore di legge. Fra l'altro, questo tipo di approccio non ha nessun impatto sugli altri funghi e le altre micotossine, perché praticamente è solo una competizione all'interno di Aspergillus flavus. Quindi questa slide, diciamo, vuole un po' raccontare la storia, che ahimè è un pochino lunga, perché come vi dicevo, per i primi 10 anni non c'è stato molto interesse per la cosa, dopodiché la cosa ha come dire, suscitato interesse e abbiamo trovato un partner commerciale che è indispensabile, perché dopo la prima parte di ricerca, per poter procedere, diciamo, nel percorso autorizzativo, è necessario il partner commerciale, che è poi quello che appunto commercializzerà il prodotto e che è anche quello che ha in carico tutta la parte, diciamo, di raccolta dati, di efficacia e tutta la parte, diciamo, tossicologica. Quindi l'università ha depositato il ceppo, ha depositato il brevetto per l'utilizzo di questo prodotto. Il brevetto italiano risale alla fine del 2014, al 2019 quello europeo. Dal 2015 abbiamo l'autorizzazione temporanea di impiego, ma solo ad uso zootecnico. Anche se il mais ha in gran parte uso zootecnico, questo è un grosso limite, perché praticamente, avendo il vincolo per l'uso zootecnico, ovviamente tutto il prodotto trattato deve essere tracciato. Nel 2018 è stato depositato il dossier, è stato rivisto da EFSA, in questa fase, diciamo, è alla Commissione europea e diciamo, si auspica, si attende l'autorizzazione della Commissione europea nel 2023. Però, diciamo, il percorso è assai lungo, forse alcune fasi potevano essere leggermente accelerate, sicuramente non è in discussione, ma rimane il fatto che i tempi sono davvero lunghi, quindi su questo diciamo, siamo fiduciosi in un miglioramento. Io volevo soltanto ringraziare, diciamo, i vari attori che hanno collaborato, sia in università, sia l'Università dell'Arizona, la Regione Emilia-Romagna, che è stata sensibile e in diversi progetti ha dato qualche contributo a questo diciamo, avanzamento del prodotto, e a voi naturalmente per l'attenzione. Bene, grazie Paola. Dopo gireremo la domanda al dottor Deserio se l'autorizzazione è in arrivo nel 2023. E adesso hai fatto bene anche così a citare i finanziamenti della Regione Emilia-Romagna, perché passiamo ad un'altra, diciamo, altre esperienze e altri progetti che sono stati finanziati dalla Regione attraverso vari canali di finanziamento, tra cui uno ricordato anche dal direttore generale, cioè attraverso i gruppi operativi del programma di sviluppo rurale, ma non solo, anche attraverso fondi del servizio fitosanitario regionale. Per questo lascio adesso la parola al dottor Luca Casoli, che è il direttore dei consorzi fitosanitari di Modena e Reggio Emilia, che ci farà un po' una panoramica di questi progetti e dei vari anche metodi, perché abbiamo visto che i metodi sono tanti. Aggiungo che sono arrivate anche alcune domande, se riusciamo a ritagliarci 7-8 minuti di tempo alla fine di tutti gli interventi, cercheremo anche di dare dei riscontri. A te la parola, Luca. Grazie Nicola, vado a condividere la presentazione. Buongiorno a tutti, buon pomeriggio, ringrazio per l'invito a questa interessante giornata. Come potete vedere, abbiamo proposto un titolo di per sé piuttosto ampio nei contenuti, che spazia da quelle che sono le più recenti esperienze di lotta biologica fino a quelli che sono gli approcci biotecnologici di recente generazione. Proprio ad indicazione di quello che è la massima attenzione da parte della Regione Emilia-Romagna relativamente a quelli che sono gli aspetti relativi alla sostenibilità. Dal punto di vista di quello che è la situazione di contesto, tutti quanti la conosciamo, abbiamo una situazione che contrappone
alcuni aspetti critici, cambiamenti climatici, nuove avversità, via via un ricambio, una via via riduzione di quelli che sono i mezzi tecnici tradizionali e dall'altra parte degli sfidanti obiettivi dettati da quello che è Green Deal, da quello che sono sostanzialmente gli obiettivi nell'ambito della biodiversità del Farm to Fork, come prima citati, oltre a quello che sono sostanzialmente l'applicazione delle direttive 128-2009 del Piano d'Azione Nazionale che hanno costituito negli ultimi 10 anni sicuramente l'asse portante dal punto di vista degli aspetti fitosanitari che attualmente stanno andando incontro ad una rapida evoluzione. Nel concetto della sostenibilità già la Regione Emilia-Romagna si muove da tantissimo con tutta una serie di iniziative, attività sperimentali, programmi di lavoro che hanno portato a quello che è un ampliamento dell'applicazione dell'agricoltura di precisione, una rinnovata attenzione verso quelle che sono tecniche agronomiche, l'applicazione su vasta scala di modelli epidemiologici, tecniche di biocontrollo, biostimolazione delle difese naturali. Naturalmente ci si pone anche un obiettivo, quello di valutare quelle che possano essere delle possibili soluzioni e proprio in questo ambito si ritiene che le biotecnologie più innovative possano essere funzionali per il futuro all'individuazione di quelli che possiamo definire dei fitofarmaci innovativi oltre a quello che è un vero e proprio miglioramento genetico delle specie. Settore fitosanitario fortemente sollecitato, abbiamo costantemente l'introduzione di nuove specie ma anche quello che sono i cambiamenti climatici in atto stanno inevitabilmente determinando anche la recrudescenza di alcune avversità note. La regione Emilia-Romagna, come altre regioni, è particolarmente sollecitata da questo punto di vista. Qui abbiamo solo alcune delle principali emergenze fitosanitarie determinate, sapete tutti, da cimice asiatica, da moscerino della frutta, quindi Drosophila suzuki, ma anche, come dicevo prima, dalla recrudescenza di alcune vecchie conoscenze, quali ad esempio maculatura bruna determinata da Stenophyllum vesicarium. Da questo punto di vista andiamo a vedere quelle che sono le esperienze più recenti proprio in ambito di queste tre tematiche. Cimice asiatica, problema che conosciamo tutti quanti, situazione che ha visto l'arrivo di questa specie nel 2012 con un forte aumento delle popolazioni a partire dal 2015. Situazione che ha determinato rapidamente la crescita dei danni che sono divenuti ingenti sulla maggior parte delle colture. Stiamo parlando di una specie che possiamo definire di territorio, quindi non solo legata alle colture che danneggia, bensì una specie diffusa un po' su tutte quelle che sono le essenze vegetali presenti. Un programma di lavoro che ha visto molteplici attività sperimentali in tutti i campi, veramente, dallo studio della biologia e dell'etologia, quindi capire, comprendere come questa specie fin dall'inizio si potesse insediare nel nostro territorio, fino a tutta una serie di esperienze di difesa diretta, classico approccio iniziale con quello che è la difesa insetticida, per poi andare invece su tutta una serie di valutazioni e sostegni per l'applicazione della difesa indiretta. Si diceva prima, ad esempio, la realizzazione e sostegno per la realizzazione di coperture con reti antinsetto, fino ad arrivare ad affinare la difesa insetticida attraverso tecniche cut and kill, push and pull, il tutto supportato da un monitoraggio territoriale che ci consente inizialmente di seguire quello che è l'andamento delle popolazioni, ma anche andare a verificare poi negli ultimi anni anche quello che è sostanzialmente l'andamento dei vari stadi di questa specie. Numerosi sostegni diretti e indiretti alle aziende, fino anche all'attuazione di un programma territoriale di lotta biologica. Ecco, qui questo programma territoriale di lotta biologica si inserisce proprio in quella che è una strategia integrata di controllo di questa specie, maturata attraverso le osservazioni dell'etologia e in funzione del rendere un punto di forza quello che è una caratteristica inizialmente critica di questa specie, il fatto che non rimanga solo nelle aree coltivate, bensì anche nelle aree limitrofe, quindi nel contesto agroambientale circostante i coltivi. Conseguentemente si è andati ad approcciare e verificare quello che poteva essere un punto critico per farlo divenire un vero e proprio punto di forza, cioè cercare di raggiungere un equilibrio di questa specie nell'ambiente, andando inizialmente a verificare quello che è la
resilienza e cercando di valorizzare quelli che sono gli antagonisti autoctoni fino ad arrivare ad un progetto ambizioso di introduzione di una specie nota nelle zone di origine per quello che sono le possibilità di biocontrollo. Programma molto articolato che trae origine dalle esperienze effettuate negli anni precedenti relativamente prima in Incirtus, poi Anastatus bifasciatus, fino ad arrivare appunto alla richiesta di autorizzazione di introduzione di questa specie esotica Trisorcus japonicus, con un programma di lavoro a livello nazionale che ha coinvolto inizialmente 5 regioni, programma molto ambizioso anche per la regione Emilia-Romagna, nella quale sono stati effettuati nel primo anno 300 dei rilasci previsti sui 700 a livello nazionale, a seguito dell'autorizzazione e poi negli anni successivi del rinnovo della possibilità di introduzione in deroga al divieto di introduzione appunto di specie esotiche ai sensi del DPR 357 del 97. Situazione che ha previsto poi una serie di verifiche sul territorio per cercare di comprendere come la specie rilasciata si andasse a contestualizzare. Possiamo trarre le prime conclusioni, le prime considerazioni. Abbiamo una ragionevole tranquillità del fatto che la specie possa insediarsi sul nostro territorio, tant'è che è stata ritrovata con una percentuale di parassitizzazione via via crescente, situazione che vede anche poi un incremento progressivo in parallelo di quello che è anche l'adattamento da parte di parassitoidi presenti nel nostro territorio. Possiamo dire quindi parlare di una buona coesistenza con quello che è la specie, sono le specie parassitoidi ofagi autoctone e nel contempo un effetto trascurabile dal punto di vista dell'off target che è tanto temuto, tant'è che non si sono riscontrate parassitizzazioni al di fuori delle specie di interesse, quindi della specie target aliomorfali. Altra esperienza proprio sullo stesso genere è quella portata avanti sul moscerino della frutta, Drosophila suzuki, specie introdotta nei nostri territori, arrivata nei nostri, non introdotta, arrivata nei nostri territori nel 2011, anche qui specie divenuta di territorio, insediata non solo sulle coltivazioni, ma anche sulle specie circostanti appunto i frutteti, estremamente dannosa sul ciliegio, su fragole, su piccoli frutti, ma anche potenzialmente dannosa, come vediamo in altre regioni, su produzioni viticole. Tra l'altro critica in funzione del fatto che le esigenze della difesa divengono stringenti soprattutto in fase di pre-raccolta. Il programma territoriale anche qui vede un costante monitoraggio con una serie di comunicati settimanali ai produttori, affiancato ad una molteplice aspetto di attività sperimentali e tutte volte all'individuazione di tecniche complementari alla difesa, fino alla realizzazione proprio negli ultimi 2 anni anche di una esperienza relativa alla realizzazione di coperture degli impianti differenti rispetto a quelle portate avanti fino adesso, quindi con tipologie di rete differenti, parliamo quindi di reti multifunzionali. Anche qui si è poi giunti ad un programma di lotta biologica territoriale, cercando quindi di avere sostanzialmente un riequilibrio della specie, una riduzione della specie anche al di fuori delle coltivazioni, in maniera tale da avere una minor pressione di reinfestazione. Nel 2021 è stata fatta una prima esperienza previa autorizzazione di rilascio di questo parassitoide, parliamo di Ganaspis brasiliensis, lavoro svolto nel comprensorio della ciliegia di Vignola e nel 2022 ampliato ad altre aree della regione Emilia-Romagna. Situazione che ha portato fin da subito la possibilità di cogliere dei risultati interessanti, la specie rilasciata è stata ritrovata, non era stata ritrovata nei campionamenti di pre-rilascio, quindi possiamo ipotizzare che si tratti di progenie degli individui rilasciati. Inoltre, le attività di monitoraggio hanno consentito di individuare poi anche la presenza di un altro parassitoide, stiamo parlando di Leptopyrina japonica, specie esotica arrivata probabilmente accidentalmente, ma che sta contribuendo significativamente a quello che è anche il riequilibrio di questa specie.
Altra problematica che precedentemente interrotto, stiamo parlando di maculatura bruna, qui una vecchia conoscenza che si ripropone con una recrudescenza importante a partire dal 2018. Anche qui molteplici le attività sperimentali, non solo incentrate su quelle che sono le classiche strategie di difesa, bensì su tutta una serie di approcci che sono divenuti complementari alla difesa, vale a dire la prevenzione agronomica. Si parlava prima di inoculi microbiologici per la sanificazione della lettiera, ma anche quello che è l'utilizzo di lavorazione. Abbiamo diversi fattori critici che concorrono a questa situazione, sicuramente condizioni ambientali, l'incremento dell'inoculo negli ultimi anni, un ricambio di alcune molecole che sta mettendo via via un po' in difficoltà dal punto di vista della difesa e probabilmente anche quello che potrebbe essere ipotizzato una variazione del profilo tossigeno in funzione delle mutate condizioni meteo. Proprio in funzione di questa forte recrudescenza è stato attuato un piano di, si è dato via ad un programma di studio volto al contenimento in maculatura che ha portato alla definizione di un progetto relativo allo sviluppo di protocolli per l'induzione di resistenza, tolleranza a Staphylococcus urticarium tramite strategie di silenziamento genico. Un lavoro che vede il coinvolgimento dell'Università di Bologna, dell'Università Politecnica delle Marche, Viterplant, supportato dalla Regione Emilia-Romagna, dal settore fitosanitario della Regione Emilia-Romagna, che ha preso via proprio nell'aprile del 2021, che rapidamente è evoluto. Si tratta di un lavoro di per sé piuttosto articolato, che vede l'attuazione di più linee di lavoro. Da una parte l'applicazione delle tecniche SIGS, quindi silenziamento genico indotto tramite l'applicazione di molecole spray, e dall'altra parte invece la tecnica X, quindi sostanzialmente la valutazione e diciamo, la messa a punto di costrutti per l'espressione stabile in pianta di molecole di sRNA. Rapidamente, quando si parla di silenziamento genico, una rappresentazione estremamente semplificata, si ragiona nel fatto di avere la cellula sulla quale si vuole agire, con genoma, quindi con informazioni contenute nel nucleo, informazioni che vengono copiate attraverso e trasmesse attraverso un RNA messaggero a quelli che sono, ad esempio, gli organelli o i siti responsabili di un determinato processo metabolico. È noto come alcune molecole double stranded RNA risultano essere in grado di agire su questi mRNA, determinandone sostanzialmente una neutralizzazione e sostanzialmente un'interruzione di questo segnale. Il programma di lavoro quindi vede una duplice possibilità. Naturalmente oggi ci concentriamo, perché sarà argomento di un altro webinar, la parte relativamente all'espressione in pianta stabile. Ci concentriamo sulle tecniche SIGS, quindi l'applicazione esogena su pianta di molecole e spray. Il percorso ha visto sostanzialmente inizialmente un'individuazione delle sequenze target del patogeno, quindi sequenze responsabili, geni costitutivi o epidemiologici, con poi una successiva ingegnerizzazione di queste molecole di sRNA in grado di silenziare le sequenze target. In parallelo si è portata avanti poi la valutazione di quelle che sono le tecniche o le ottimizzazioni, tecniche di isolamento e di reinfezione a livello di laboratorio, per poi arrivare a un vero e proprio saggio dell'efficienza di queste molecole, saggio non solo in piastra, saggio in vivo. Attualmente, proprio in questi ultimi periodi, trasferiti anche in vivo su astroni in serra, quindi uno stadio di per sé abbastanza avanzato di lavoro, a poco più di un anno di distanza dall'inizio delle attività. In parallelo si è portato avanti quello che è la parte relativa all'espressione stabile in pianta, con le valutazioni sull'ottimizzazione del protocollo di rigenerazione dei materiali, una ottimizzazione dei protocolli di trasformazione, per poi arrivare sostanzialmente a quello che potrà essere un'eventuale trasformazione con inserimento di costrutti genici. Ma come dicevo, questo è un altro argomento. Quindi, dove siamo a questo punto? Beh, per le tecniche SIGS sono stati individuati più geni target. Attualmente abbiamo
messo a punto dei protocolli di infezione che ci consentono dei saggi di queste molecole di sRNA, alcune di queste ritenute interessanti e destinate alle verifiche in vivo che attualmente, come dicevo, stiamo portando avanti anche su astoni di pero. Nel contempo si sta procedendo con quello che è la trasformazione di materiale attraverso l'inserimento dei rispondenti costruttigenici, ma questo, come dico, sarà poi un lavoro che vedremo nei prossimi anni relativamente alla produzione vera di piante. Un programma di lavoro sicuramente ambizioso, ma estremamente attenzionato, tant'è che ha portato all'organizzazione da parte della Regione Emilia-Romagna di un meeting bilaterale che si è tenuto nello scorso mese di giugno, che ha portato all'incontro con la Greenlight Bioscience e la firma di un memorandum di intesa relativamente a quello che è una possibile collaborazione per il futuro proprio nello sviluppo di queste biotecnologie e in particolare nello sviluppo di quello che sono gli aspetti legati alle molecole di sRNA e il loro utilizzo. Io vi ringrazio per l'attenzione e rimango a disposizione per eventuali quesiti. Grazie. Grazie, grazie Luca, grazie Luca per il tuo intervento e a questo punto insomma giriamo la parola alle istituzioni europee, prima alla Commissione europea con il dottor Desério per avere un po' il quadro anche normativo, gli sviluppi normativi che ci sono rispetto anche agli obiettivi che sono stati posti appunto dalla Farm to Fork e come ci si può quali diciamo alternative e risposte possono venire dai biopesticidi anche da queste nuove diciamo metodiche tecniche che sono state illustrate poco fa dal dottor Casoli. Io ricordo che il dottor Domenico Desério lavora per l'unità pesticidi e biocidi della DG Sante della Commissione Europea, perché questo diciamo questa tematica appartiene dal punto di vista della competenza alla DG Sante. Dopodiché poi daremo anche la parola al dottor Angelo Colagiorgi di EFSA, che invece farà un po' il punto sulle valutazioni sul rischio, anche perché c'è anche da tenere conto anche del rischio dell'introduzione di nuovi prodotti e che è tipicamente anche il lavoro che deve fare. Io adesso lascio la parola a questo punto a Domenico Desério e alla tua presentazione. Grazie. Grazie mille, buon pomeriggio a tutti. Credo vediate già la mia prima slide. Infatti, come introdotto, lavoro nel settore dei pesticidi biologici, soprattutto per quanto riguarda i microrganismi. Oggi vi darò prima di tutto un quadro, spero abbastanza completo e esauriente, dei regolamenti europei nel contesto Farm to Fork e in una seconda fase soprattutto vi presenterò le modifiche di questi regolamenti. Quindi procedo. Vorrei partire da un paio di definizioni che ritengo importanti. Prima di tutto quello sulla sostanza attiva e quello sul Plant Protection Product, quindi i prodotti fitosanitari o pesticidi che dir si voglia. Una sostanza attiva è ovviamente, come sappiamo, una componente di un pesticida che previene, distrugge o controlla un organismo patogeno per le nostre colture. Mentre un pesticida è ovviamente una miscela, una sostanza che contiene uno o più sostanze attive e altri ingredienti che chiamiamo coformulanti. In generale, se guardiamo diciamo da una visione molto ampia il ciclo di vita di un pesticida, a livello regolatorio ci sono tre grandi regolamenti europei che ne controllano appunto la vita. Quello l'1107/2009 che riguarda l'immissione sul mercato del pesticida, che è quello sul quale ci concentreremo in questa presentazione. Poi da non dimenticare assolutamente comunque la direttiva sull'uso sostenibile dei pesticidi, che al momento, come sapete, è in discussione perché si sta modificando anche questa per farla diventare un regolamento piuttosto che una direttiva. E in terza fase anche un regolamento importante, che è quello 396/2005 sui livelli massimi di residui in pesticidi. Noi, come detto, ci concentreremo sulla 1107/2009, quindi sull'immissione nel mercato di sostanze attive e pesticidi, sia biologici che chimici in realtà. Una importante precisazione che vorrei fare in partenza è che le sostanze attive, ed è importante dirlo, vengono valutate a livello europeo.
vengono valutate e quindi approvate a livello europeo. Questo sia per permettere una peer review, quindi una valutazione del rischio da parte di tutti gli stati membri, il mio collega Angelo Colagiorgi lo spiegherà meglio dopo, e sia anche per apportare a livello europeo, quindi più armonizzato, qualora necessario, per esempio, misure di mitigazione del rischio. Quando un'azienda vuole portare una sostanza attiva sul mercato, fondamentalmente deve sottoporre due dossier, uno che è relativo, come possiamo vedere in questo box qui sulla destra, uno che è relativo alla sostanza attiva per sé e l'altro che invece è relativo a un uso rappresentativo, quindi un pesticida che contiene un prodotto che contiene la sostanza attiva. Questo serve per completare e fornire dati, per completare e permettere il completamento dell'analisi del rischio sulla sostanza attiva. Mentre, come quindi scritto nella parte destra della slide, i prodotti fitosanitari, i pesticidi, vengono autorizzati a livello nazionale e ovviamente per portare un pesticida sul mercato, prima di tutto la sostanza attiva che contiene deve essere approvata a livello europeo. Poi ognuno dei pesticidi che si vuole portare sul mercato deve essere soggetto di una application, quindi di un'applicazione e di un dossier che riguarda il pesticida e l'uso indicato. Questo perché avviene a livello di Stato membro, perché ovviamente ogni Stato membro può avere le differenti condizioni climatiche, differenti condizioni agronomiche, ed è importante che l'analisi a questo livello venga effettuata Stato membro per Stato membro, o almeno a livello zonale. Per descrivere brevemente il processo invece temporale della immissione sul mercato di una sostanza attiva a livello europeo, sempre per quanto riguarda ciò che viene detto dal regolamento principale 1107/2009, vediamo che tutto parte da una application di un'azienda che sottopone un dossier con i dati relativi alla sostanza attiva e un dossier con i dati relativi al prodotto rappresentativo, lo sottopone a un rapporteur member state. Quindi in questa fase inizia il vero e proprio risk assessment, l'analisi del rischio. Il rapporteur member state procede con una prima analisi del rischio e produce un report che viene quindi inviato ad EFSA, che la quale, Angelo Colagiorgi lo spiegherà bene dopo, gestisce una peer review. Il risultato di questo risk assessment è la EFSA conclusion, sappiamo viene pubblicata sul sito internet di EFSA, e i risk managers, quindi la Commissione Europea e lo Standing Committee for Plants, Animal, Food and Feed, lo utilizzano per proporre la sostanza per approvazione, non approvazione, oppure approvazione a determinate condizioni. La ragione per cui vi mostro questa slide è perché, ed è stato detto nelle presentazioni precedenti, per quanto riguarda soprattutto i pesticidi biologici, la nostra necessità è di essere più veloci, più rapidi, quindi di permettere a un pesticida biologico di arrivare sul mercato in maniera più efficiente. I problemi che abbiamo in questo momento a livello decisionale provengono a monte. Fondamentalmente i dossier che riceviamo, per esempio sui microrganismi, sono spesso mancanti di alcuni dati molto importanti e questo crea rallentamenti e problemi nella catena del risk assessment e del risk management. Ovviamente la causa di questi dati mancanti non è sempre, diciamo, l'azienda, ma a volte è l'azienda che non ha fornito i dati, a volte sì, ma a volte no, a volte il problema è anche l'attuale regolamento che gestisce l'emissione dei dati, che necessita di essere aggiornato. Quindi in particolare, se vediamo con questa animazione, il regolamento 283/2013 e il regolamento 284/2013 riguardano i dati applicabili, i cosiddetti data requirements per l'emissione sul mercato di sostanze attive e pesticidi. Quindi in sostanza sono due regolamenti che indicano alle aziende, ai richiedenti dell'approvazione, indicano quali dati vanno forniti nel dossier per ottenere una valutazione del rischio. Altri due regolamenti che necessitano aggiornamento per velocizzare tutto questo processo sono i cosiddetti principi uniformi per la valutazione e l'autorizzazione dei prodotti fitosanitari. Quindi quei principi che dicono ai risk assessors, ai valutatori dei rischi, come valutare questi dati, anche ai risk manager come prendere una decisione sulla possibile approvazione o non approvazione di queste sostanze. Per guardare l'interazione di questi regolamenti da un'altra prospettiva e rendere, spero, più chiara l'idea, questa slide indica che il quadro generale di come questi regolamenti interagiscono tra di loro è gestito, come detto, dal regolamento 1107/2009. La partita, diciamo, si gioca su questo campo e abbiamo detto i data requirements, quindi
i dati applicabili per la sostanza attiva e quelli per il prodotto, ci dicono, o meglio dicono alle aziende che vogliono portare un pesticida sul mercato, quali dati devono essere forniti in un dossier o per la sostanza attiva o per il prodotto, e gli Uniform Principle, quindi i principi uniformi per valutazione e autorizzazione, e l'allegato 2 del regolamento 1117/2009 dicono come analizzare i dossier per giungere poi a una conclusione, quindi un'approvazione, una non approvazione o eventuali condizioni per mitigare dei rischi. Quindi questi quattro regolamenti vanno aggiornati, e la ragione per il quale dobbiamo aggiornare questi regolamenti per favorire un'immissione più rapida dei biopesticidi sul mercato è ovviamente la ragione per cui siamo qui, gli obiettivi di Farm to Fork, quindi la riduzione della dipendenza dai pesticidi chimici e ovviamente un incremento di quello che è l'agricoltura biologica in Europa. Per far ciò, credo che voi conosciate la piramide, diciamo, dell'IPM, dell'Integrated Pest Management, quindi del controllo della difesa integrata. Questa piramide ci dice chiaramente che le prime strategie da utilizzare sarebbero quelle della prevenzione, quindi la più classica delle rotazioni delle colture, oppure il monitoring. Questo per evitare il più possibile l'utilizzo di pesticidi chimici. Una volta utilizzati i principi basilari dell'IPM, della difesa integrata, e prima di ricorrere all'utilizzo dei pesticidi chimici, una soluzione che abbiamo è quello di utilizzare dei pesticidi a minore impatto, pesticidi biologici. E la nostra attività, la Commissione quindi sta adoperandosi per incrementare il numero di pesticidi biologici disponibili sul mercato, quindi rimpinguare questo anello di questa piramide per ridurre l'uso dei pesticidi chimici il più possibile. Ma la domanda a questo punto potrebbe essere: perché tra i tanti pesticidi chimici dare così priorità ai microorganismi? La risposta è nelle statistiche. Questa slide che vediamo in questo momento mostra come dal 2009 fino allo scorso anno il numero di sostanze a basso rischio, a basso pericolo in questo caso, approvati in Europa stia aumentando, come ovvio che sia. Ma ancora più interessante è notare come la barra blu, quella in basso, che rappresenta i microorganismi, sia la barra più cospicua. Quindi per incrementare il numero di biopesticidi sul mercato bisogna dar forza al cavallo di battaglia, che è quello dei microorganismi, almeno dar priorità a loro. Anche perché, cosa molto importante, i microorganismi possono assolutamente essere utilizzati in agricoltura biologica. Quindi con lo scopo di migliorare e rendere più efficiente il processo di accesso al mercato di nuove sostanze attive che sono microrganismi, o anche il rinnovo delle sostanze che sono attualmente già approvate, noi stiamo andando a modificare questi quattro regolamenti. In realtà sono tre regolamenti e un allegato, quindi, come già detto prima, scusate se mi ripeto, ma ci tengo a sottolineare questo argomento, i data requirements, quindi i dati applicabili per la sostanza attiva e quelli per il plant protection product, per il pesticida, i principi uniformi per la valutazione, quindi il regolamento 546/2011 e l'allegato 2 del regolamento 1107/2009. I principi di revisione di questi regolamenti sono praticamente, hanno al centro la volontà di staccarsi dall'approccio chimico che si è avuto finora. Il mondo dei pesticidi è purtroppo un mondo che è pieno di chimici, sia in termini di expertise e sia in termini anche di approcci nel valutare dati. Quello che noi vogliamo fare con queste modifiche a questi regolamenti è inserire una maggiore attenzione alle proprietà biologiche dei microrganismi, biologiche, ecologiche, quindi dare centralità all'evoluzione della scienza e della tecnologia, soprattutto appunto in ambito microbiologico, all'esperienza dei nostri valutatori dei rischi che hanno acquisito, o esperienza acquisita negli ultimi anni, per rendere questi dati applicabili, questi nuovi regolamenti sui dati applicabili, molto più centrati sulla biologia dei microrganismi, piuttosto che fare, utilizzare un approccio che ha un imprinting un po' chimico. Inoltre abbiamo davvero messo tanto impegno nel cercare di ridurre al minimo i dati necessari da richiedere alle aziende, quindi l'approccio need to know, richiedere solo quello che è veramente necessario per il risk assessment, e anche il tiered based approach, come è scritto nel penultimo punto, cioè un approccio a strati, che ora vi mostrerò con un esempio molto pratico. Questo per ridurre prima di tutto anche il numero di dati richiesti all'applicant, ma
tanto quanto basta da performare comunque un'analisi dei rischi che permetta di portare sul mercato dei prodotti che siano sicuri per l'uomo, per l'ambiente ed efficaci. Quindi per migliorare la qualità dei dossier, per migliorare la velocità anche dell'analisi del rischio e delle decisioni, decision making, da prendere per portare sul mercato nuovi microorganismi. Vorrei fare un paio di esempi per far capire più o meno come questo approccio a strati o questo approccio need to know funziona. In generale, come anticipato, il core, il centro di questo nuovo quadro regolatorio europeo sono le proprietà biologiche, le biological properties dei microorganismi. Queste proprietà biologiche dei microorganismi nel regolamento, del nuovo regolamento, daranno veramente un, come dire, in o out ad alcuni dati, cioè alcuni dati verranno richiesti a determinate condizioni, altri dati no. Per esempio, molto banalmente, se il microorganismo è un virus, chiaramente, e qui ci colleghiamo a questa sezione sugli effetti sulla salute umana, se un microorganismo è un virus, chiaramente è scritto nero su bianco che dati sui sulla produzione di metabolismi secondari non verranno richiesti. Questo è un esempio molto, come dire, banale. È chiaro, ma serve per dare anche una certa sicurezza, una legal certainty, una sicurezza appunto legale al fatto che questi dati non sono necessari in alcuni casi. Un altro esempio che vorrei portare alla vostra attenzione è quello che prima ho chiamato tiered based approach, quindi un approccio a strati. È un esempio che mi piace mostrare in questo caso, è quello sulla valutazione della patogenicità, della possibile patogenicità dei microrganismi verso gli esseri umani. Ovviamente microrganismi patogeni non possono essere approvati, ma quello che noi vogliamo fare con questo nuovo regolamento è non chiedere tutti i dati necessari dall'inizio, come il corrente regolamento, diciamo, tecnicamente fa, ma vogliamo appunto, abbiamo messo nero su bianco, dando questa possibilità alle aziende di eventualmente, in un primo livello, utilizzare un weight of evidence approach, cioè mostrare alla rapporteur member state, ai risk assessors, che il microorganismo non è patogeno, portando avanti delle argomentazioni basate sulle proprietà biologiche, cioè che il microorganismo, per esempio, è un ceppo appartenente a una specie della quale non si conoscono, non sono mai stati caratterizzati microorganismi che sono patogenici per l'uomo. Quindi la tassonomia, per esempio, è un buon argomento per quanto riguarda le proprietà biologiche del microorganismo, che possono portare già a concludere qua l'assessment, quindi l'azienda non avrebbe bisogno di effettuare ulteriori studi che invece potrebbero essere bisogni in altri casi, in un livello 2 o un livello addirittura 3, nel, diciamo, nel peggior scenario possibile. Concludo, anche perché il mio tempo sta per scadere, parlando un po' di tempistiche. Questa attività è cominciata circa 3 anni fa e al momento è quasi terminata. Al momento le quattro bozze dei regolamenti che andranno a modificare gli attuali regolamenti in vigore sono sotto scrutinio da parte del Parlamento Europeo e del Consiglio. Il Consiglio ha già espresso parere favorevole e aspettiamo il 12 di agosto, che è praticamente la deadline, la scadenza per lo scrutinio. Non ci aspettiamo posizione da parte del Parlamento, ma ovviamente dobbiamo attendere un altro paio di settimane, e i regolamenti quindi verranno pubblicati sull'Official Journal of the European Union tra fine agosto e inizio settembre, e diventeranno applicabili a partire da novembre di quest'anno. Questa era la mia ultima slide, ovviamente le domande sono benvenute, grazie. Grazie davvero Domenico per questo intervento, che dà un po' proprio il quadro dello stato dell'arte e di come si sta sviluppando la normativa a livello europeo. Io una domanda ce l'ho, che si ricollega un po' anche all'intervento che aveva fatto prima il collega Luca Casoli, ma la teniamo per in fondo, e darei invece adesso la parola per concludere, insomma, le relazioni al dottor Angelo Colagiorgi di EFSA, che ci dà, insomma, l'altra parte, no? Insomma, EFSA poi dà l'avviso e il parere scientifico su cui poi si basano le decisioni della commissione, e fa la valutazione del rischio e quella peer review che ci spiegherai meglio in che cosa consiste una volta che viene sottoposto una richiesta, un rapporto per l'approvazione di una sostanza attiva. A te la parola e grazie ancora. Grazie mille Nicola e buon pomeriggio a tutti.
Sì, mi chiamo Angelo Colagiorgi, sono un coordinatore scientifico nell'unità Pesticide Peer Review, ovvero di appunto peer review, in italiano revisione paritetica, dei pesticidi. Con il mio intervento vorrei illustrare un po' quali appunto sia il ruolo di EFSA all'interno del processo che porta all'approvazione di una sostanza attiva e un po' in particolare quelli che sono gli aspetti da analizzare nel momento in cui si effettua la valutazione del rischio di una sostanza attiva, poi in modo particolare costituita da microorganismi. Per far questo riparto da una slide che avete visto nella presentazione del mio collega Domenico, quindi la presentazione precedente, in cui ha un po' illustrato tutte le diverse fasi del processo, ma io mi andrò a focalizzare sulla parte del risk assessment e in particolare appunto sull'attività di peer review. Ancora un passo indietro per cercare un attimo di capire meglio qual è il ruolo di EFSA, partendo un po' dal ruolo generale, che è quello di fornire consulenza scientifica indipendente ai gestori del rischio, quindi in questo caso la Commissione, ma anche gli Stati membri, in base alla propria valutazione del rischio. Sulla base di questo poi saranno i gestori del rischio a poter trarre le loro decisioni al fine di assicurare la protezione della salute dei consumatori europei, la sicurezza del cibo e in generale della catena alimentare. Per quanto riguarda la valutazione dei pesticidi, come già ha presentato il mio collega Domenico, abbiamo questo sistema a due livelli in cui EFSA valuta le sostanze attive contenute nei prodotti fitosanitari, mentre sono gli Stati membri, quindi a fornire poi il parere alla Commissione che andrà ad approvare o meno la sostanza attiva, mentre sono appunto gli Stati membri a valutare e autorizzare i prodotti a livello nazionale. Quello che fa EFSA è EFSA conduce un processo di appunto revisione paritetica, di peer review delle sostanze attive e alla fine di questo processo pubblica una conclusione sul proprio sito, sull'EFSA Journal, che è la base appunto sulla quale i gestori del rischio potranno trarre le loro conclusioni. I due principali processi su cui l'unità, la mia unità, l'unità Pesticide Peer Review lavora sono New Active Substance, quindi l'approvazione di nuove sostanze attive e il rinnovo invece di approvazioni di sostanze già approvate in precedenza. Dunque, in generale, le sostanze attive vengono valutate seguendo un approccio per fasi, quindi abbiamo una richiesta di approvazione della sostanza attiva da parte di un'azienda, quindi di un richiedente, che deve sottomettere un dossier, un fascicolo contenente tutte quelle informazioni richieste dai data requirements di cui parlava prima il mio collega, questo dossier viene sottomesso a uno Stato membro relatore, Rapporteur Member State, questo è RMS, che è responsabile di andare a effettuare questa relazione di valutazione iniziale, questa che noi chiamiamo Draft Assessment Report, è questo primo documento di cui l'autore è il Rapporteur Member State e che poi andrà a costituire la base appunto per la peer review. Infatti, una volta che questo documento viene prodotto, viene inviato ad EFSA e a tutti gli altri Stati membri e questo fa partire il processo di peer review, quindi la revisione, quindi si va a rivedere insieme, quindi EFSA insieme a tutti gli altri Stati membri, quello che è stata la valutazione del rischio effettuata dal Rapporteur Member State. Per questo si parla di peer review, di revisione paritetica. Quindi la fase di peer review che include tutta una serie di processi, di passaggi, una fase di commenting per esempio, la valutazione di questi commenti stessi che vengono ricevuti appunto dai member states, da EFSA stessa, ma anche dal pubblico che ha un ruolo perché per ogni sostanza attiva questo assessment report, questa valutazione, questo rapporto di valutazione preparato dal rapporteur viene pubblicato, viene reso pubblico nelle fasi iniziali e si lancia una public consultation, quindi una consultazione pubblica in cui il pubblico è appunto chiamato a poter analizzare, poter inviare i propri commenti che naturalmente dovranno essere tenuti in conto durante le fasi di peer review, le fasi successive. In alcuni casi, in molti casi, possiamo avere la necessità di andare a organizzare delle consultazioni tra esperti, quindi esperti sia di EFSA ma appunto dai diversi Stati membri, e alla fine, una volta sulla base di tutte le informazioni che si sono andate a ricavare nelle fasi precedenti, EFSA è in grado di pubblicare una conclusione, di stendere e di pubblicare una conclusione, appunto pubblicata sul suo EFSA Journal,
e che viene inviata alla Commissione europea, che insieme alla Standing Committee su piante, animali, alimenti e mangimi, andrà a appunto prendere una decisione di andrà ad approvare o non approvare, oppure rinnovare o non rinnovare tale sostanza attiva. Quindi abbiamo detto il ruolo di EFSA è questo di effettuare una valutazione del rischio, EFSA insieme agli altri stati membri. Volevo fare un attimo un passo indietro per capire insieme di che cosa stiamo parlando, quindi cosa intendiamo per valutazione del rischio. E vorrei partire appunto dall'andare a capire cosa intendiamo per pericolo e cosa intendiamo per rischio. Un pericolo, per esempio, è qualcosa che ha il potenziale di arrecare danno, mentre il rischio è la probabilità che questo pericolo possa arrecare il danno stesso. Per capirci meglio ho portato un paio di esempi un po' classici, che è il primo esempio quello dello squalo, cioè gli squali in sé costituiscono un pericolo, ma è nuotare in mezzo agli squali a costituire un rischio. Un altro esempio è quello del fulmine, anche il fulmine può costituire un pericolo, ma è stare sotto, ripararsi sotto un albero, per esempio durante una tempesta, a poter rappresentare un rischio, a costituire un rischio. Quindi valutazione del rischio significa identificare i pericoli e capire se questi costituiscano o meno un rischio. Arriviamo ai nostri microorganismi, quindi questa era un pochino la premessa procedurale su come avviene la peer review. Passando ai nostri microorganismi, la valutazione del rischio significa andare a valutare tutta una serie di caratteristiche proprie di questi microorganismi. In particolare, quando una sostanza attiva, un microorganismo, viene richiesta l'approvazione come, per utilizzo all'interno di un prodotto fitosanitario, ci sono diverse le cose che dobbiamo andare a guardare. Come diceva il mio collega Domenico, le proprietà biologiche hanno un ruolo molto importante. In generale sappiamo che i microorganismi hanno la capacità di replicarsi, per cui è necessario valutare attentamente la loro potenziale capacità di causare infezioni moltiplicando negli organismi ospiti, oppure anche la loro patogenicità, quindi la capacità di dare in generale malattia. Oppure un altro aspetto importante è quello della produzione di metaboliti, soprattutto alcuni microorganismi come batteri, funghi, sono in grado di produrre un grande numero di metaboliti secondari, in alcuni casi anche delle tossine. Sono metaboliti che sono responsabili per esempio della regolazione della propria crescita o del controllo di altri microorganismi avversari. Alcuni di questi metaboliti potrebbero costituire un rischio per la salute umana, degli animali e o dell'ambiente. Oppure, per esempio, potrebbero addirittura essere degli agenti antimicrobici e in base al quadro normativo è necessario andare a valutare questi stessi. Inoltre, è necessario che il richiedente fornisca informazioni sulla capacità o meno di questo microorganismo di resistere ad antibiotici o ad altri agenti antimicrobici e, in particolare, oltre alla resistenza, la capacità di trasferire tale capacità di resistenza. Un ultimo aspetto riguardante, diciamo, questa identificazione del pericolo, per esempio, è avere in mente che i microrganismi possono avere la capacità di causare reazioni sensibilizzanti ed effetti non specifici come, per esempio, una risposta infiammatoria in seguito a esposizione tramite inalazione. Una volta identificati i potenziali pericoli, si può procedere con quelle che sono le fasi successive della valutazione del rischio. Andando ad analizzare, quindi abbiamo visto i pericoli, andando ad analizzare, a prendere in considerazione l'esposizione sia al microorganismo in sé, ma appunto anche ad eventuali metaboliti pericolosi. Per esempio, bisogna andare a valutare l'esposizione facendo in primo luogo una valutazione di tipo qualitativo, cioè che si va a basare su quelle che sono le informazioni presenti nella letteratura scientifica disponibile. Se in base a questi dati di letteratura, per esempio, si va a identificare un potenziale pericolo, è necessario, oltre a una valutazione dell'esposizione qualitativa, è necessaria andare avanti con una valutazione anche quantitativa dell'esposizione per le vie di esposizione che sono state identificate in precedenza. E questa volta magari è necessario produrre degli studi appropriati utilizzando questo microorganismo per cui si sta chiedendo l'approvazione a livello europeo. Un altro aspetto da considerare durante la valutazione del rischio è come questo microorganismo si comporta nell'ambiente.
Anche questo aspetto è senz'altro legato all'origine e alle proprietà biologiche del microorganismo. Queste, diciamo, le proprietà biologiche ci aiutano a capire se e quanto il microorganismo e i suoi metaboliti siano in grado di sopravvivere nell'ambiente una volta applicato il prodotto. Inoltre è necessaria valutare la persistenza e la capacità di moltiplicarsi del microorganismo in tre comparti ambientali importanti, che sono suolo, acqua e aria. Per ognuno dei comparti è necessario fornire, che il richiedente fornisca informazioni per determinare se il microorganismo e i suoi metaboliti siano in grado di persistere nell'ambiente in concentrazioni considerevolmente più alte rispetto magari al livello base naturale in cui il microorganismo magari è già naturalmente presente in quel comparto ambientale. Andando avanti, un altro aspetto sicuramente da considerare è l'impatto a livello di tossicità, infettività e patogenicità su tutta una serie di organismi non bersaglio, quindi non solo l'uomo, ma anche organismi quali uccelli, organismi acquatici, quindi sia animali che vegetali, su api e altri artropodi non bersaglio naturalmente del microorganismo stesso, su vermi di terra o anche altri microorganismi del suolo. Faccio un attimo un passo di nuovo indietro per andare a vedere quali sono i microrganismi che possono essere approvati come biopesticidi. Nel regolamento 1107 del 2009 si riporta che il termine microrganismo nell'articolo 3 si applica, ma non si limita, a batteri, funghi, protozoi, virus e viroidi. Quindi questi sono alcuni appunto dei microrganismi che possono essere, per cui è possibile presentare domanda di approvazione. Tali microrganismi possono essere usati come battericidi, fungicidi, insetticidi, erbicidi, oppure per indurre la difesa della pianta stessa. Qui mi allaccio un pochino al primo intervento in cui si è già parlato di quelle che sono le modalità di azione dei microrganismi. Perché partendo da quella che è la tipologia del microrganismo che abbiamo visto nella slide precedente, andiamo anche a capire come tale microrganismo è in grado di esercitare la sua attività contro gli infestanti, ricordandoci sempre che stiamo valutando appunto la capacità comunque di un microrganismo anche di di esercitare questa azione pesticida nei confronti di eventuali infestanti. Quindi la modalità di azione ha un impatto anche sulla valutazione del rischio. Per esempio, l'esempio citato già in precedenza da Domenico, nel caso di un virus sappiamo che un virus non produce metaboliti, quindi non sarà necessario fare la valutazione del rischio legata ai metaboliti. La valutazione della modalità di azione è un altro aspetto, come dicevo, importante da tenere in considerazione, tenendo anche conto di cosa? Del fatto che lo stesso microrganismo può esercitare, diciamo, un'azione in più modi, quindi può semplicemente non agire, non avere un'unica modalità di azione, ma agire in diversi modi contemporaneamente. In generale le due modalità d'azione sono appunto quella diretta o indiretta. Vado un po' veloce visto che è stato già parlato, vi riporto alcuni esempi di questi. Nelle modalità dirette fondamentalmente è il microrganismo a essere, diciamo, il protagonista, a essere l'attore principale dell'uccisione dell'infestante tramite per esempio la produzione di tossine, qui parliamo di antibiosi, oppure di microrganismi parassiti, quindi come dei funghi entomopatogeni in grado di appunto esercitare questa attività parassitica nei confronti degli insetti, oppure in maniera indiretta, quindi per esempio andando a competere, abbiamo visto un esempio anche qui in una delle presentazioni precedenti, oppure quelli che si chiamano i cosiddetti elicitori, in cui fondamentalmente vanno a stimolare la risposta difensiva della pianta attraverso l'uso di alcuni ceppi non virulenti. Velocemente vi riporto alcuni esempi per quanto riguarda un esempio di parassita, cioè la Bavaria bassiana, che è in grado, è un fungo entomopatogeno in grado di attaccare la cuticola di alcuni insetti per poi germinare e diffondersi nell'ospite fino ad ucciderlo. Poi abbiamo Bacillus thuringiensis, che è una specie di batteri in grado di produrre tossine come le crystal proteins, che hanno un'azione insetticida contro lepidotteri, coleotteri, dipteri, oppure, questi sono due esempi di modalità diretta, oppure
Come esempio di modalità indiretta, gli elicitori, abbiamo gli isolati blandi del virus del mosaico del pepino, in grado di indurre nella pianta la biosintesi di metaboliti, chiamati fitoalessine, che sono implicati nelle risposte difensive delle attività agli agenti patogeni, andando a stimolare quindi la resistenza stessa della pianta. Un aspetto importante riguardante la modalità di azione è il fatto che è importante che questo sia ben descritto nel dossier, perché determinerà la valutazione dell'efficacia del prodotto contenente la sostanza attiva. Concludo, andando un attimo a rivedere quello che abbiamo visto appunto che la valutazione del rischio di un microorganismo è un processo che viene effettuato da EFSA in collaborazione con gli stati membri, andando a prendere in analisi le informazioni riportate dal richiedente all'interno di questo dossier. Tali informazioni, in base appunto ai data requirements attuali e presto in base ai nuovi data requirements, devono includere tutta una serie di informazioni riguardanti per esempio identità, proprietà biologiche, l'efficacia stessa del microorganismo, effetti sulla salute umana, la capacità di lasciare residui una volta applicati, sia del microorganismo stesso ma anche dei metaboliti, quello che è il comportamento nell'ambiente e ancora gli effetti su questi organismi non bersaglio. Quindi tutte queste informazioni vengono prese in considerazione nel processo della peer review e porteranno alla generazione di questa conclusione, che verrà pubblicata sul sito, sull'EFSA Journal, e che sarà appunto la base di partenza su cui la Commissione potrà andare a prendere la propria decisione riguardante l'approvazione o meno. Con questo vi ringrazio per l'attenzione. Grazie. Grazie davvero, Angelo. Grazie Angelo per la chiarezza anche dell'esposizione. Credo che insieme anche all'intervento di Domenico sia stato dato un quadro molto chiaro di come funziona anche la procedura per portare poi all'approvazione, alla registrazione di principi attivi che possono essere poi appunto sostitutivi anche, ed è questo l'obiettivo poi della Farm to Fork, di magari pesticidi chimici, sempre nell'ottica di un approccio comunque integrato in cui prima di tutto devono venire gli interventi di prevenzione, di monitoraggio e poi magari di biocontrollo e solo da ultimo l'utilizzo della chimica. Io, se avete ancora la pazienza, anche se abbiamo un leggermente sforato di 6 o 7 minuti, girerei allora un paio di domande. Una è già girata in chat, ma è stata poi rilanciata anche da un intervento dal pubblico, ed è quella appunto che riguardava l'ultima parte della relazione del dottor Casoli, come si pone dentro questo quadro di revisione normativa le tecniche innovative legate al DSRNA, cioè se sono considerati biopesticidi o meno e se rientrano in questo quadro di aggiornamento. E una domanda dal pubblico dice: ma poi ci sono, possono essere comunque poi rischi nell'utilizzare questo spray rispetto, e questo era rivolta più che altro al dottor Casoli. Io girerei magari la prima parte a Domenico ed Angelo per dire se rientra in questo quadro o meno, come si situano, o se ancora invece dobbiamo attenderci un'elaborazione normativa che deve essere fatta per meglio inquadrarli. E poi c'era un'altra domanda generale che credo che sia importante, perché è vero, oggi abbiamo parlato molto di biopesticidi, era rivolto un po' a tutti i relatori, non so chi vuole rispondere. Parliamo molto quindi di prodotti per la difesa delle piante. Ma per quanto riguarda invece gli erbicidi, ci domandano in linea generale di cui viene fatto un largo uso, cioè qual è l'indirizzo, cioè com'è che si possono sostituire anche questi, che sono comunque prodotti chimici che poi possono essere ritrovarsi nell'ambiente o lasciare dei residui anche nelle nostre produzioni alimentari. Quindi io le concentrerei qui queste due domande. Ribadisco per chi ci ascolta che la registrazione comunque del webinar sarà disponibile sul sito di Europass, e anche quindi avrete a disposizione anche le slide, si potranno vedere le slide che sono state presentate, e se vorrete poi avere anche dal sito potrete avere anche i contatti per eventualmente mandare mail per avere delle risposte magari più specifiche. Lascerei intanto la parola a Domenico ed Angelo, poi se altri vogliono intervenire, Luca, Tito, Paola o Edoardo, rispetto a queste due sollecitazioni, e poi dopo chiudiamo con repliche abbastanza brevi, insomma nel giro di 5 minuti.
Grazie Nicola. Sì, la domanda su RNA era nell'aria, quindi me l'ero preparata, vabbè, ma questa è una domanda comunque che ci capita di ricevere diverse volte, perché in effetti sono prodotti molto interessanti e li stiamo monitorando con attenzione, anzi grazie per l'invito, oggi qui ci permette sempre di rimanere in contatto con quello che è il mondo accademico e con quello che sta succedendo. Ora, intraprendere una attività legislatoria ora è un po' prematuro, noi stiamo continuando a seguire quelle che sono le evoluzioni appunto dei dati o di quello che si dice su questi prodotti e sembra davvero una strada promettente, ma è prematuro intraprendere una, come dire, una strada appunto regolatoria. Come avete visto, i microrganismi meritavano una certa priorità ed è stato un lavoro comunque che tra l'altro non è terminato, perché ci saranno altre attività da corollario a questi regolamenti che entreranno in vigore a novembre, ma stiamo seguendo anche le altre possibilità, come appunto gli RNA interferenti. Al momento, non essendo microrganismi, per esclusione, dovrebbero essere considerati come sostanze chimiche. Ora, questo non vuol dire necessariamente che l'intero dataset richiesto per le sostanze chimiche più pericolose deve essere anche richiesto per gli RNA. C'è la nostra Transparency Regulation, che è entrata in vigore lo scorso anno a marzo, se non ricordo male, che dice chiaramente, come dire, incita chiaramente le aziende a richiedere meeting, sia EFSA che il Rapporteur Member State, pre-submission meeting, per discutere quali strategie adottare per produrre dati, quali dati produrre. Questo è un classico caso in cui un'azienda che è un'azienda che volesse essere la pioniera, diciamo, con questi prodotti, ingaggiare un rapporteur member state, quindi discuterne e vedere qual è la strada da perpetrare utilizzando i data requirement per le sostanze chimiche. Non so se Angelo ha altro da aggiungere, ma direi che... Grazie Domenico, no, non da aggiungere altro se non da sottolineare quello che dicevi riguardo alla possibilità di questi pre-submission meetings, quindi la possibilità di interagire appunto con gli stati membri relatori, ma anche EFSA stessa, in luce di questa nuova Transparency Regulation, in cui assolutamente questo è un po' il messaggio, quindi nulla da aggiungere, grazie. Grazie per la vostra risposta e anche chiarezza, e darei la parola a Luca, visto che è stato diciamo citato direttamente, e anche magari se puoi dire anche qualcosa sugli erbicidi, oltre che sulla questione del rischio. Poi se qualcun altro volesse intervenire ce lo segnala magari nella chat, così li mettiamo in coda nel live. Grazie. Nicola, grazie. Ti chiederei di ripetermi, perché non sono riuscito a leggere la domanda relativa alla prima domanda, non la trovo. No, la prima domanda diceva se non c'erano. Allora, una prima domanda generale era sugli erbicidi, cioè se ci focalizziamo anche su questo per trovare dei sostituti importanti, non solo sulla difesa della cultura da possibili patogeni. E l'altra invece riguardava delle possibili rischi, cioè se avete anche valutato legati all'utilizzo dell'RNA interferente, che nel senso possano esserci dei rischi. Chiaro che qua non ci sono ancora dei dossier di valutazione del rischio che poi valuterà EFSA, ma insomma dall'esperienza sperimentale che avete avuto, se qual è anche la panoramica che potete dare su questo. Grazie per ricapitolato. Beh, dal punto di vista degli erbicidi, sì, sicuramente questa è una priorità. Attualmente abbiamo già alcune soluzioni che si sono affacciate sul mercato, stiamo parlando di alcune sostanze, ad esempio estratti vegetali, un esempio su tutti, ad esempio possiamo averlo dall'acido pelargonico, che vede già diversi formulati. Si tratta naturalmente di erbicidi che non hanno, perché esplicano nel caso ad esempio dell'acido pelargonico la loro attività per contatto, non sono erbicidi di tipo sistemico, sicuramente che richiedono delle accortezze ancora maggiori dal punto di vista del loro impiego in funzione della scarsa selettività e nel contempo anche del fatto di essere necessariamente utilizzati in momenti specifici con ancora sviluppo limitato delle malerbe, quindi una grande attenzione anche dal punto di vista dell'inquadramento di quello che è la composizione floristica della coltura che si vuole gestire. Sicuramente
sicuramente comunque, diciamo, questo ad esempio è un primo esempio di un erbicida a basso impatto di origine naturale. Per quanto concerne la valutazione del rischio, beh, naturalmente non abbiamo ancora sicuramente prodotto dei dossier, si parte dal concetto della elevata specificità. Nella mia relazione sono visti i tempi molto contenuti, sono andato rapidamente su quello che è un percorso che ha visto proprio inizialmente l'individuazione di geni target, di sequenze, di proprio porzioni, geni target specifici del patogeno. Conseguentemente non abbiamo valutazioni, ma sicuramente quello che sarà anche in prospettiva uno dei presumibili plus derivanti dagli interferenti RNA, oltre a quello dell'assenza di residui, ma probabilmente sarà proprio la possibilità di specificità d'azione ridotto off target, e quindi anche quello di andare a ricalcare quelli che sono alcuni assi portanti, alcuni crismi di quello che sono proprio quello che si cerca da un prodotto per la difesa, cioè il fatto della grande specificità e grande selettività. Però naturalmente questo farà parte di valutazioni. Un altro aspetto è proprio legato al fatto che, ad esempio, nello specifico, lavorando per Stenfilium, non si è lavorato solo ed esclusivamente sull'individuazione di geni costitutivi legati alla fisiologia, ma anche legati in questo caso al processo tossigeno, quindi al processo di formazione delle tossine, che risulta ulteriormente ancora più specifico proprio di Stenfilium rispetto ad altre specie. Grazie, grazie Luca. Darei la parola per l'Università Cattolica a Edoardo, e poi ho un'ultimissima domanda alla fine che rilancio ad Angelo e Domenico, sulla, visto che è stato presentato questo caso sulla Aspergillus flavus, come siamo messi con l'autorizzazione? Ci arriviamo al 2023? Quindi Edoardo, e poi a voi l'ultima parola. Sì, no, io un cenno veloce sugli erbicidi, ma in realtà per dare una risposta negativa dal punto di vista microbiologico, perché di fatto non si hanno conoscenze e sarebbe abbastanza difficile avere microrganismi per controllo delle malerbe. Evidentemente sui funghi abbiamo già visto tantissimi esempi, sugli insetti c'è il grande tema molto molto interessante sulla resistenza sistemica indotta, con anche delle applicazioni interessanti. L'approccio microbico no, probabilmente come diceva il collega Luca Casoli, c'è tutto l'aspetto di botanicals, e credo anche, però queste sono cose che riferiscono gli agronomi, magari anche il tema dell'allopatia e così via potrebbe avere degli sviluppi, perché ci sono ricerche interessanti, però appunto la microbiologia non penso possa fare qualcosa di particolarmente utile in questo senso, non possiamo far tutto. Grazie Edoardo, comunque va bene, una sollecitazione di cui terremo conto, perché potremmo fare pure un approfondimento magari con altri, in un'altra iniziativa proprio su questo tema specifico, che è sicuramente molto sentito. L'ultima battuta a Domenico D'Angelo, se non ha Paola o Tito, se non avete da aggiungere altro, lascerei loro la parola. Per Domenico, inizi tu, così ti passiamo live. Va bene, grazie. Beh sì, è un ceppo interessante, perché va ad attaccare, diciamo, un problema molto, molto preoccupante, soprattutto nel settentrione. E non so quanto posso, come dire della faccenda, ma stiamo valutando dei dati, nel senso che non tutti i dati sono stati presentati in tempo con la sottomissione del dossier, con la presentazione del dossier, e questo ha complicato un po' le cose, perché ovviamente il problema con questo ceppo è la tassonomia, diciamo la vicinanza tassonomica con il patogenici, e bisogna essere un po' attenti, perché ovviamente come ho detto la patogenicità verso gli esseri umani è considerato come un criterio di esclusione a prescindere, non c'è nemmeno risk assessment da fare lì, è proprio considerato un hazard, quindi è un punto molto delicato. Al momento nuovi dati dovrebbero essere valutati, se ce la facciamo per il 2023 dipenderà da quello che starà per dire Angelo adesso, perché dipenderà dai valutatori del rischio. Noi abbiamo preso la palla, abbiamo saputo di questi nuovi dati, essendo una sostanza attiva nuova, il rapporteur Member State ha gentilmente preso in considerazione la rivalutazione di questi dati, quindi ora la palla è di nuovo nel campo dei valutatori del rischio, quindi Angelo ti do la palla o scarico il barile, dipende dai punti di vista. Grazie Domenico. No, onestamente è un'informazione che non dovrei controllare,
quindi non ho seguito da vicino il microorganismo, quindi non me ne sono occupato, quindi non ho un'idea chiara di a che punto sia del processo. Sicuramente, come diceva Domenico, è molto interessante avere la possibilità di valutare anche appunto questo nuovo pacchetto di informazioni. È un aspetto sicuramente da prendere in considerazione. Non mi spingo oltre perché mi mancano le basi, onestamente, per capire a che punto siamo del processo. Mi dispiace non poter dare questa informazione, ma no. In questo momento sono un attimo, non ce l'ho con me, quindi non l'ho seguito da vicino, quindi non saprei dirlo. Va bene, no, ma grazie, anzi era giusto per una battuta conclusiva, ma avremo modo anche, penso, spero, di interagire nuovamente. Noi vi ringraziamo tantissimo per la vostra disponibilità, per averci dato questo quadro europeo che credo sia molto importante. Ringraziamo l'Università Cattolica di Piacenza con Paola, Tito, Edoardo per la loro, diciamo, relazioni di introduzione, di inquadramento e anche per aver fatto vedere degli esempi, e poi ovviamente Luca che ci ha portato, insomma, ha presentato ai progetti che come Regione Emilia-Romagna stiamo promuovendo. C'è arrivata una sollecitazione anche da parte del pubblico sull'interesse del webinar, ma anche la difficoltà poi dopo di trasmettere queste informazioni anche a chi non è un addetto ai lavori. Oggi era molto per addetti ai lavori, cercheremo ulteriormente, no, il compito anche nostro del nostro ufficio Europass è cercare proprio di divulgare questa conoscenza, di far capire che cosa fa la Commissione, che cosa fa EFSA, quali sono le procedure e come funziona questo sistema, che è un sistema che poi alla fine è lì per tutelare l'interesse generale, la collettività e tutelarci dal rischio, e allo stesso tempo però dare gli strumenti per i produttori per poter avere le loro produzioni dentro dei criteri di sostenibilità. Quindi avremo anche altre iniziative, avremo modo di parlarne nuovamente. Io vi ringrazio davvero moltissimo di nuovo per la vostra disponibilità e gli interventi estremamente interessanti, e saluto anche tutto il pubblico che ci ha seguito. Abbiamo avuto più di 100 contatti fino praticamente ad adesso, quindi è stato un ottimo successo come prima. Vi attendiamo a settembre, daremo la data per il prossimo, che riguarderà, come già detto, le nuove tecniche genomiche, su cui invece la Commissione sta lavorando proprio su una proposta anche di regolamento, e anche su questo cercheremo di dare un quadro aggiornato. Grazie a tutti e buon pomeriggio. Grazie, buon pomeriggio a tutti. Grazie a tutti, buon pomeriggio. Grazie, buon pomeriggio. Grazie, arrivederci.